I 1000 danni del Covid. La relazione annuale dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, presentata oggi alla Camera, spiega che nel periodo acuto della pandemia gli appalti pubblici, che nel 2019 si erano attestati a 170 miliardi di euro, livello record, sono calati nel primo quadrimestre del 2020 del 33%. Record in Lombardia, meno 63%, mentre altre regioni hanno visto addirittura il segno più, come il Lazio, dove si è registrata una crescita del 14%. Ma c'è un ma. L'ANAC sottolinea che sono state 22.000 le procedure di gara finora congelate, le quali, una volta perfezionate, renderebbero meno negativo il dato. Ma quanto si è speso durante l'emergenza? Più di 3 miliardi, dice l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di questi due dal 1 marzo al 10 aprile di quest'anno. Acquisti con tanto di distorsioni, dall'abnorme lievitazione dei prezzi per i dispositivi sanitari, come le mascherine, i guanti e i gel, allo scostamento in termini di qualità, dalla mancata stipula del contratto ai ritardi nella consegna. I soliti vizi italici sui quali, afferma il presidente facente funzioni dell'ANAC, Francesco Merloni, non bisogna mai abbassare la guardia. La corruzione, il principale problema del nostro paese, resta fenomeno dilagante e diventa problema centrale soprattutto in questo periodo, fra Covid e post-Covid e spesso per importi bassi. Nel 2019 sono stati comunicati 633 provvedimenti di interdittiva antimafia contro i 573 del 2018, il 10% in più. Il dato è molto preoccupante perché le organizzazioni criminali ricorrono sempre più spesso a sistemi corruttivi per raggiungere i loro scopi, spiega Merloni, che lancia un alert sul disegno di legge che vorrebbe semplificare i passaggi burocratici. Che ci voglia una semplificazione della normativa è indubbio, ma dire questo non significa eliminare le regole o andare in deroga generalizzata alle norme, questa è una bella differenza.